Devo farcela! Ottima da qua! È gigantesca! Ragazzi, lo Steph vs Food è finalmente tornato. Questo sarà una specie di episodio di transizione. Cerchiamo di arrivare a 60.000 mi piace per l'episodio epico che faremo al Comic Con in compagnia degli altri. Ovviamente mi sembra inutile ricordarvi che è un po' dannoso mangiare tutte queste quantità di cibo, quindi mi raccomando, non fatelo se non sotto il controllo magari dei vostri genitori. Vorrei inoltre ricordarvi che ero già stato sottoposto alle quantità eccessive di cibo di Pasqua e Pasquetta e stavo veramente esplodendo. Buona visione! Questo è Epni, bentornati in questo nuovo video sul mio canale. Oggi ragazzi faremo la nuova sfida dello Steph vs Food. E visto che mi avete scritto in tantissimi di farla con dei Big Mac, molti hanno scritto 4, molti hanno scritto 10, ho deciso di farla con 6 Big Mac, che comunque sono 12 hamburger, 18 panini, tipo un monte di roba dentro. Nell'episodio precedente con le 3 pizze ragazzi abbiamo raggiunto oltre 70.000 mi piace, ok? Quindi oggi non biasimate di me, ma ne voglio almeno 60.000 per la prossima. Qui il video di io che vado a prendere i Big Mac. Ragazzi, è giunto il momento. Andiamo a prendere i 6 Big Mac. Ragazzi, andremo con la macchina di mia sorella e faremo il Mac Drive. Non si dovrebbe tenere sto coso senza la copertina. Io non so cosa sentirete, però speriamo bene. Tipo, se lo metto qua giù, spero che riusciate a vedere io che ordino. Me lo auguro. Oggi è Pasquetta, quindi non so se il McDonald's è aperto. Mi auguro di sì. Ok ragazzi, allora siamo quasi arrivati al McDonald's. Devo andare io. La fotocamera è partita, ma io devo girare qui, quindi non posso un attimo fermarmi. Grazie, mi ha fatto girare il signore. Gentilissimo. Spero che si veda. Il McDonald's dovrebbe essere aperto perché vedo i commessi fuori. Non scappare, fotocamera. Allora ragazzi, c'è una macchina davanti a noi e poi tocca a noi, Tocca a noi ragazzi. Siamo. Bella storia. Eccomi. Sì, salve, buonasera. Io vorrei ordinare 6 Big Mac. Menù? No, normali, da soli. Sì. E a posto così. Devo fare una sfida. Devo mangiarli tutti io, sì. Poi la metto su YouTube. Sì. Sì. C'ho un canale con... E loro che devono mangiare? Ah no, loro guardano, solo io. 6 and a half hours later. Grazie. Buona fortuna. Simpatica la signora, mi è piaciuta, complimenti. Voglio un aumento per questa signora. Sento già l'odorino ragazzi. Ora si torna a casa e ci si sfonda di brutto. Ragazzi, sono tornato a casa. I Big Mac sono caldi e io sono pronto a mangiare. Ok ragazzi, ci siamo, sono arrivato in camera. Qui ci sono i... Badate al disordine più totale che c'è nella mia stanza. Tutto è pronto ragazzi, inizia la sfida. Eccoci qua. Un intero pacchetto di Big Mac. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. La cosa buffa è che quella lì del Mac mi fa solo questo? Va bene. È come se fossi circondato dalla tavola rotonda in questo momento. Allora, chi sarà il prescelto dei panini? Amaravacci cicocò, questo Big Mac chi lo do? Lo darò a Stefanino che lo mangia col panino. Lo darò, che so, 1, 2, 3. Te, tu verrai mangiato per primo. Ragazzi, a inizio la sfida. 6 Big Mac. Che palle, ma a me il cetriolo non piace. Via. È il mio panino del Mac preferito. Il che significa che da oggi lo odierò. Cetriolo, addio. Ed è proprio in questi momenti che inizio a riflettere. Ieri, quando ho registrato il video della Pasquetta, significa che il giorno prima era Pasqua. A pranzo ho mangiato come un esercito di maiali. E a cena sono stato fuori con due miei amici a mangiare ancora come un maiale. Il mio stomaco tipo era andato in ferie, aveva preso una vacanza, però la sfida era ormai accettata. I primi 3 andranno giù con piacere. I secondi 3 saranno un problema. Dai voglio un pollicione in su, cazzo. Primo andato. E uno andato. Andiamo col secondo ragazzi. Cetriolo in culo. Mi raccomando ragazzi, nei commenti scrivete cosa vorreste facessi nella prossima sfida. Perché se arriveremo a 60.000 like la farò direttamente al Comic Con. Che figa la doppia inquadratura, 10 sarebbero stati esagerati ragazzi. 2 panini mangiati. Sono tutto lezzo. E 2. Terzo amico pronto per essere divorato. Ve l'ho detto ragazzi, 3 sono fin troppo semplici. Prendiamo la cosa più interessante. Panino, beh.
Mamma mia! Ogni panino ha 509 calorie. Wow, con questo panino dovrei aver mangiato tutto il fabbisogno giornaliero. Cetrioli, adios. Quarto panino. È buonissimo il Big Mac. Non farmi mai più una cosa del genere, che cavolo. Quasi finito il quarto, Sì, è quarto. Tutto in colpo solo. Dai cazzo. Ragazzi, 4, ne mancano 2. Ok, inizio a essere un pochino sazio. Non sarete certo voi a fermarmi. Buon appetito. Questo è tipo il sesto o il quinto step versus food che faccio. Easy peasy. Non so che sono un animale quando mangio. Quinto panino. Finito. No, che schifo, questa insalata è una marcia. The last one. Ne ho mangiati 5. 1, 2, 3, 4. Dicevo, dove cazzo è il quinto? E 5. Ok, che schifo sul tavolo. Per mangiare l'ultimo ci vuole classe. E noi abbiamo una gran classe. Allora, piccolo panino, io ho i tuoi 5 amici qui che mi premono. Sei pronto per essere divorato? Io no, leva il cetriolo. Via. Ce la posso fare, dai, via. Tu non mi fai paura. Ok. Però un po' inizio a sentirli, Sento tipo un mattone qui sulla pancia. Mi dice, qui è pieno, guarda, ma smettila. Nella prima sfida che feci contro il Mac, persi da 80 McNuggets. Oggi vinceremo. Secondo me se rifacessi oggi quella delle Nuggets, vincerei senza problemi. Oggi vinceremo. Che guardi, Che guardi? Ragazzi, penso che l'ultimo morso abbia fatto un tappo assurdo. E se mi dice, se non ce la faccio più, devo farcela. Tutti i due morti. Mi sembra di essere un gatto col collare. Quando faccio queste sfide, tipo fisso l'orizzonte, cioè fisso il vuoto senza una meta, e non lo so a cosa penso. Penso a cosa sto facendo. Ragazzi, ultimo boccone, lo vedete? Dei 6 panini. Questo è per voi, ragazzi. Via. Bobo. Anche il cetriolo. Che schifo. Che schifo. Ormai li hai messi, stai, devi buttarli giù. L'ho fatto. Sento che quest'ultimo boccone ha trovato la porta chiusa, con tanto di password, serratura e chiavistello. Non sarà così a fermarmi, capito? Tu che sei nella GoPro. Finito tutto. Certo, è quasi quasi un altro. Magari penserete che 6 non erano tanti, però dovete considerare che il pranzo era stato veramente eccessivo. Cioè, il pranzo di Pasquetta è la morte più totale. Comunque, chissà che in futuro non faremo una sfida con un po' più di Big Mac. Se fossi stato a stomaco vuoto, penso che ne sarei riuscito a mangiare almeno 8. E non sto scherzando. Oddio, sento male. Oh mio Dio, sto male. Sento che non mi muoverò per un paio di ore. 2 hours later. Ragazzi, i 6 Big Mac sono stati sconfitti. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Se vedete dei rimasugli, sono i cetrioli. Direi che questo step versus food, ragazzi, è stato vinto da step alla grande. Insomma, è stato vinto. Consigliatemi magari per il prossimo episodio, tipo, che ne so, sarebbe figo fare qualcosa con dei cibi fiorentini, tipo 2 kg di bistecca alla fiorentina. Mi raccomando, ragazzi, spolliciate, arriviamo a 60.000 mi piace. Ci si fa, ci si può fare. Io confido in voi, Sapete cosa vi dico? Mi mangio anche un pacchetto completo di Tic Tac. Guardate, Ragazzi, questo video è terminato. Se lo vedrete sul canale, significa che sono riuscito a non morire montandolo e che non ho passato tutta la sera sul cesso. Mi raccomando, ragazzi, allora spolliciate. Noi ci vediamo nel prossimo giorno, nel prossimo video. Scrivete la prossima sfida. Qua da Stepney vittorioso è tutto.